però vedo che è uscito dalla Scala, come mai? A Milano vengo dalla Scala, certo artista. Pam. Venga qua. Benvenuti. Venga qua. È il nostro riflettore, Herbert Ballerina, lui fa sempre delle riflessioni interessanti. Prego. Stavo riflessando sulle frasi fatte della lingua italiana, cioè quelle frasi che usiamo comunemente senza chiederci poi cosa significano. Certo. Mi sono appunto appuntato. Esatto, che dici? Ci occupiamo di idioma. No, però se inizia a offendere, no. Cioè, l'idioma ci sarà lei e... Va bene, non è la prima puntata che fa, ma trattarlo così davanti a tutti l'idioma, le frasi idiomatiche, dicevo. Sì, vabbè, parliamo italiano, il piacere è che la gente non capisce. Cioè, non è che ci stanno guardando anche all'estero. Allora, per esempio, ci sono le frasi fatte che riguardano gli occhi. Sì. Si dice guardare ad occhio nudo. Sì. Certo. Ma lei ha mai visto un occhio con la mutanda? Cioè, l'occhio si sa che è sempre nudo. È vero, però in quanto frasi fatte... Ma sono fatte male. Ad esempio, a tavola... a tavola c'è anche l'occhio vuole la sua parte. Sì. Ma io ho provato a mettere lo spaghetto, ma l'occhio non lo mangia. Ma perché magari è l'occhio destro inappetente. Hai provato con l'altro? No, non ho provato. Prova con l'altro, non si sa mai. Poi ce n'è un altro incredibile che dice andare a letto con le galline. Ragazzi, ci vuole coraggio, eh. No, ma non è così. Cioè, Paolo Ruffini, non difendere la categoria. Io capisco che la gallina quando cammina sculetta, però... No, scusate, significa andare a letto presto, ovviamente. Sì, vabbè. Poi, ad esempio, quando un tuo amico ti dice mi dai una mano, ma non è giusto. Cioè, io mi devo staccare una mano, mi esce il sangue, e poi tu ce n'hai tre e io una. Non è giusto, perché poi se gente esagera sempre. E poi viene la mano, si prende il braccio. Cioè, poi magari te la chiedono in due e vai in giro senza mani. Ma esatto, poi c'è la più scema di tutte, che è quella cercare l'ago nel pagliaio. Sì. Ma cercalo in farmacia. Ma è ovvio è ovvio. Cioè, non lo trovo. In ultima analisi possiamo concludere. Sì, voglio mettere in guardia, c'è un modo di dire molto pericoloso, non lo usate mai, che è andare controcorrente. Ecco. Prendete la scossa. Non lo fate mai, grazie, grazie. Veramente un grande contributo alla cultura anche italiana, alla cultura televisiva. Che ha la sua pertinenza, in effetti ha ragione. Allora, non fatevi ingannare, perché anche se i cani sono animali domestici, non vi fanno le pulizie. Cioè, non è che c'è il cane maggiordomo. Esatto, si chiamano domestici perché stanno a casa. Esatto, il cane è il miglior amico dell'uomo, mentre con la donna sono solo conoscenti. E io infatti ho notato che alcune donne single si portano dietro con loro dei piccoli cani. Sì. E quindi ho dedotto che più è piccolo il cane e più è grande la voglia di ma sta scherzando, sono... di cane. Un attimo, che ho preso appunti. I cuccioli, il rapporto tra cane e uomo va avanti dalla notte dei tempi, forse anche dal pomeriggio, non lo so, 5 e un quarto. Questi uomini fanno incrociare i cani per creare delle razze. Ad esempio, è stata creata quella che ti chiede una piccola elemosina. E quale sarebbe? Il barboncino. Poi è stato creato quello che ti aiuta quando hai freddo alla gola. Quando hai freddo alla gola? Sì, lo Sharpei. Cosa c'è scritto qua? E poi ci sono quelli bastardi, quelli che ti rapinano. Ah, che sono i bassotti. Nel senso della banda? No, quelli suonano, ma lei non capisce niente. Ah, la banda bassotti. Sì, poi, ad esempio, poi ci sono i cani che ti danno anche delle fregature, ti danno questi cani. Perché, ad esempio, un mio amico aveva un cane da tartufo, ma in tanti anni non gliene ha mai fatto uno. Forse era difettoso, non lo so. Eppure ma gli si vuole bene lo stesso, però. Sì, infatti. Anzi, io penso che ogni persona dovrebbe avere il cane più adatto a sé. Tipo? Ad esempio, un pelato dovrebbe avere un cane da riporto. Senta, riflettore, ma lei ce l'ha il cane? Io sì, ce l'ho il cane. E che razza è? Abbiamo un rapporto intimo. È un boxer. Bene. Io chiedevo al nostro riflettore se aveva una riflessione finale da proporre al pubblico. Sì, una cosa brutta, perché questi cani, anche se sono animali domestici, in alcuni paesi del mondo vengono mangiati, come ad esempio la Cina e il Trentino. Il Trentino? Eh sì, i canederli. Sì, allora, i canestrelli. Ma quello è un biscotto, ma lei è emancipato proprio.
casa sua. Emancipato. Emancipato. Non capisco. Sì, probabilmente sono emancipato. Grazie al nostro riflettore Herbert Ballerina. Eccolo qua, Herbert Ballerina. Buonasera. Un individuo di un certo spessore, di un certo acume, di una certa brillantezza. Sa. Riflettuto. Sa. Benvenuti in questa splendida cornice. Ma cosa stai dicendo? Dire... Ma c'è la splendida cornice. Sì. Allora, oggi ho riflettato sullo zodiaco. Sui segni zodiacali. Vai. Allora, prima di tutto, i segni si dividono in terra, fuoco, aria, acqua, luce, gas, telefono e wifi. Wifi, c'è scritto wifi. Prego, Winnie the Fish. Sì, ci sono diversi segni zodiacali, ad esempio Rocco Siffredi sì. è sagittario, perché sopra è uomo e sotto è cavallo. Sì, lo sapevo anch'io questa cosa. Non lo so. È vero, c'è proprio il simbolo. È fatto così. Ma a secondo del segno cambia sì. anche la persona. Ad esempio i bilancia sono pesanti. Sì. Oppure i pesci è meglio non invitarli a casa perché dopo 3 giorni puzzano. Cioè, però se un pesce... Lo tengo io, guarda. No. Sia fermo, se volete invitare un pesce a casa, voi dovete essere acquario, che se no non funziona. Poi nell'oroscopo sono molto importanti le posizioni e i pianeti. Ad esempio, io mi ricordo da piccolo, su un giornaletto ho visto Marte che entrava in Venere nella posizione del Capricorno. Io, se volete, posso fare... Come se fosse. Anche, posso come se anche fosse. Vedere. Come se benvenuti fosse. Di nuovo. Allora, allora, il signor Chicco, io ho riflettuto sul Capodanno, prego. Innanzitutto. Sì, sì. Ah, ho azzeccato, riflettuto, incredibile. È vero. La vogliamo rifare? No, la lasciamo. Per una volta è andata bene, vediamo l'anno così. Allora, ha sbagliato Chicco d'Oliva perché il Capodanno cacasse il mondo capita sempre il 31 dicembre. È vero, cacasse il mondo sì. Esatto. Sì. No, non è che la sera del 7 luglio puoi dire meno 3, meno 2, meno 1, 8 luglio. Vabbè. Deve cagare proprio quel giorno. Esatto, lì. Deve non si dicono le parolacce. Allora, il Capodanno è una festa antichissima, solo che qual era il problema prima? Che prima della nascita di Cristo era un problema festeggiarlo perché nessuno sapeva che sarebbe nato e la gente si chiedeva, scusate, ma è nato qualcuno di importante? Cioè, la gente andava in giro a chiedere. E poi dicevano, no. Ah, vabbè, allora buon 352, e quello, buon 812 a te e famiglia. Degli anni a caso, in attesa sì, tutta approssimativamente. Esatto. Bene, per tradizione a Capodanno si mangia lo zampone, perché si dice che porta fortuna. Sì. Ecco, vagliela a spiegare al maiale che porta fortuna, che ogni anno si ritrova i parenti mutilati. E lo spiegherà Eddie. Sì, poi insieme allo zampone si mangiano le lenticchie che si dice che portano soldi. A me mi hanno sempre portato solo scoregge, fratulenze. Sì, vabbè, ma non lasciamo stare in meteorite. Vabbè, ma scusa, se uno preciso vuole vuole controllare. No. Vabbè, allora si dice che chi fa l'amore a Capodanno fa l'amore tutto l'anno e infatti la mia ragazza mi chiede sempre di festeggiarlo separatamente. Non ho capito per quale motivo, ma è scortese. Tradizione. Sì. In ultima analisi... Sì, chi riesce a fare l'amore a Capodanno, invece, 99 su 100 avrà un figlio che gli nasce il 21 settembre. Se invece siete nati il 20 settembre, vuol dire che vostro padre è eiaculatore... Ti vergognavi a dirlo? Sì, mi vergognavo. perché non è un termine tecnico. No. Come on!